Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto sul canale un altro video refill. Ho visto che comunque vi è piaciuto tanto il video refill con Ice Gel di Michelle Nails e quindi vi ho riportato questo un altro refill. È sempre la stessa ragazza del video scorso e stavolta abbiamo realizzato una bellissima French con i colori pastello, che tra l'altro è un trend che si sta usando tantissimo da un anno a questa parte. E su Instagram vi è piaciuto tanto, quindi vi ho registrato e ve lo carico. Allora, io come al solito, ragazze, qui vado a fare la mia preparazione dell'unghietta naturale, mi vado a sistemare appunto la mia forma, al solito comunque molto grossolanamente all'inizio. Ho saltato la parte dello smontaggio, perché comunque non credo che avrebbe senso farvela vedere. Comunque, se la volete vedere nei miei video precedenti, l'ho lasciata. Questa volta ho fatto un video un po' più velocizzato perché mi sono concentrata soprattutto sulla parte del colore, quindi la realizzazione del French. E qui appunto ho preparato la mia unghietta naturale. Adesso mi vado a sistemare la mia punta per cuticola e al solito vado a fare la mia pulizia con questa punta Kono Recisa grana blu, quindi grana media, anche se non è molto abrasiva. E questa ragazza non ha particolari problemi, infatti vado a passare solamente questa punta e poi successivamente vado al taglio della cuticola. Allora ragazzi, io qui sono andata appunto a realizzare il mio taglio della cuticola con le mie solite forbicine di Crystal Nails, le Extreme Shape. E ve ne ho parlato comunque anche su Instagram, quindi se volete seguirmi vi lascio comunque sempre giù nell'info box il mio link al mio profilo Instagram. Sono andata ad applicare i miei preparatori, questa ragazza al solito soffre un po' di iperidrosi, quindi sono andata ad applicare nel prep primer e binder. Successivamente avete visto, ho applicato la mia amatissima base rubber di Michelle Nails e adesso qui mi sto concentrando sulla struttura. Allora, questa parte l'ho voluta tenere un po' velocizzata perché comunque il video precedente mi sono concentrata soprattutto sulla struttura, quindi se volete appunto al solito andate a riprendere quel video, se volete vedere un pochettino la struttura un po' nel dettaglio. Io ecco qui in questo video non mi sono voluta concentrare sulla struttura perché ve ne ho parlato allo sfinimento di questo costruttore. Questo in particolare è l'Ice Gel Rosa Lattiginoso con il quale mi trovo davvero davvero bene. È un prodotto che appunto dal nome Ice Gel
non brucia assolutamente lampada, è un prodotto che si stende benissimo, risulta essere un po' rigido quando lo stendete, ma con la caloria, diciamo, dell'unghia si va ad ammorbidire e autolivellare da solo. Io faccio comunque un'unghietta alla volta e se il prodotto me lo permette, come per esempio prima, ne ho fatte due alla volta. Poi comunque, ragazze, è un refill, quindi siamo al momento proprio del refill e non ho bisogno di particolare prodotto da aggiungere, quindi ne aggiungo veramente poco. Come vedete la colorazione è bellissima, io sono innamorata follemente di questo costruttore, lo sto utilizzando davvero tanto e ve lo consiglio. Giù comunque vi metto il link al sito di Michelle Nails e così potete andare a dare un'occhiata. Io questo qua ho acquistato il 60 ml ed è venuto sulle 20-25 euro, non ricordo, comunque è un prezzo davvero irrisorio. Ve lo consiglio. Allora ragazze, qui io sto andando ad applicare il semipermanente di La Jolie della linea Midi, il numero 98. È questo rosa lattiginoso bellissimo che utilizzo principalmente per realizzare queste nail art, quindi mi va a uniformare il colorito comunque della struttura. Adoro tra l'altro questo colore, questa linea comunque di semipermanenti in generale perché sono coprenti, hanno un'ottima stesura, sono veramente ottime e costano poco. Io qui, come vedete, andavo a scegliere i colori da utilizzare per la mia nail art e siamo arrivati alla conclusione di scegliere due semipermanenti della linea Color It di Silk Air, che mi ha omaggiato l'azienda di Divina Nails, e sono rispettivamente il 1660, che è l'azzurro, e il 360, che è quel verde menta. Poi successivamente sono andata a mettere la mia palettina, ed è il colore che anche sto applicando in questo momento, l'H165 di La Femme Professionella, e il lilla è l'H190. Mentre il giallo, io sono andata, come avete visto, a mischiarlo con un pochettino di bianco per renderlo un po' più pastello, quindi è
un po' più di mio gradimento ed è un gel color della linea della Beauty Space Nails, della linea color premium, una cosa simile. Comunque non ricordo bene perché, ragazze, purtroppo mi si è cancellato il numeretto. Andandolo a pulire con il cleaner, purtroppo ho rimosso il numero involontariamente. Comunque, è un giallo che particolarmente non è, ecco, troppo particolare, si può reperire tranquillamente anche Passione Unghie, ce l'ha, se non sbaglio, si chiama anche Minion. Non vorrei ricordare, non vorrei dire una baggianata, però ecco, su Passione Unghie lo trovate sicuro perché l'ho visto. Io sto andando appunto a effettuare la mia French, di questa forma comunque un po' particolare. Perché non è la classica French, ma diciamo che adesso in quest'ultimo periodo si sta usando tantissimo. Ormai quasi tutte le persone mi richiedono questo tipo di French, questo tipo di nail art. Allora ragazze, io intanto volevo ringraziarvi, colgo l'occasione per ringraziarvi tantissimo per il vostro sostegno e supporto, perché siete tante che mi cercate, soprattutto su Instagram, volete comunque, mi chiedete consigli, mi domandate, avete veramente tanta stima di ciò che faccio, non potrei mai smettere di ringraziarvi. Perché ecco, mi strappate sempre un sorriso e mi rendete davvero felice. E quando ho iniziato, diciamo, questo percorso di YouTube, non mi sarei aspettata assolutamente di essere seguita e comunque stimata così, così tanto da voi. Vi ringrazio sempre. Niente, ragazzi, io vi lascio il video, vi lascio alla realizzazione di questa nail art. E poi ci vediamo per le conclusioni.
Allora ragazze, rieccoci qui. Io sto andando ad applicare il mio lucido dell'ultimo periodo, che è sempre il solito lucido con dispersione di Dua Luna Official. Infatti stavo quasi per terminare, devo fare un ordine perché mi ci sono trovata davvero tanto bene. Allora ragazze, io spero che comunque questa nail art, questo refill vi sia piaciuto, sia di vostro gradimento. Comunque ho dimenticato di dirvi prima che per la realizzazione della mia French ho utilizzato il liner, il pennello liner di Passione Unghie. Adesso sto andando a sgrassare con il solvente senza acetone della Sien. Vi ho parlato comunque su Instagram, quindi se non mi seguite andatemi a seguire, perché pubblico davvero tante, tante chicche che magari potrebbero esservi utili. No,